Dal prossimo 20 novembre chiuderà il servizio di cassa dell'Unicredit che sarà trasferito presso l'agenzia di Cournier. Martedì mattina 7 novembre un gruppo di cittadini si è ritrovato all'esterno della filiale per protestare contro questa decisione. Siamo qua davanti alla Unicredit ex CRT di Torino, Unicredit di Valperga, e che siamo tutti amareggiati per quello che sta accadendo al nostro paese. Stanno chiudendo, vogliono chiudere la cassa e in previsioni sicuramente con poco personale che poi rimarrà chiudendo anche la cassa si rischia addirittura la chiusura della banca. Quindi siamo stati tutti qua uniti a testimoniare perché i cittadini di Valperga sono attaccati a questa agenzia e vogliono che comunque continui a dare il servizio che è giusto per i cittadini. E non resta che sperare che con il tavolo che si incontrerà giovedì con il comune praticamente si riesca a ottenere qualcosa oppure uno slittamento di questa cosa in modo che per gli anziani anche diventa veramente una cosa difficoltosa. Quindi di conseguenza noi ci stiamo impegnando su tutti i fronti. Siamo qua davanti, stiamo raccogliendo delle firme, abbiamo marea di testimonianze in modo che veramente la gente è allibita che succedano queste cose, cioè la gente paga, la gente fa di tutto per mantenere le cose e poi cosa succede a un'agenzia comunque prolifica come quella di Valperga, si pensa addirittura alla chiusura, è una cosa veramente vergognosa. Io direi a tutti i vertici di pensarci bene di quello che fanno perché l'Unicredit veramente rischia di perdere un bel patrimonio che è quello di Valperga, perché comunque sono dei risparmiatori, ci sono tanta gente che ha investito qua in questa agenzia e rischia veramente di perdere tutto. E mi dispiace anche per i dipendenti perché comunque non è giusto che succeda che ci rimette per colpa di altri, sono sempre i dipendenti o i cittadini in questo caso. E niente, sono veramente amareggiato. La preoccupazione per i disagi subiti dall'utenza più anziana, che potrebbe non disporre della tecnologia informatica per svolgere operazioni bancarie telematiche, il timore che la soppressione dello sportello di cassa sia il preludio ad una futura chiusura dell'istituto. Questi i dubbi che emergono dalle testimonianze dei valperghesi raccolte nel corso dell'iniziativa. Beh, è una vergogna perché se ci mettiamo nei panni degli anziani, senza una famiglia, senza nessuno, senza un mezzo di trasporto, che non usano mezzi telematici, in effetti se hai bisogno di parlare con un impiegato non hai mezzi per raggiungere uno sportello bancario, per cui chiudere l'unica fonte che può esserci nel paese potrebbe causare un sacco di disagi. Per cui speriamo che qualcuno si metta una mano sulla coscienza e non arrivi a ciò. Dopo tanti anni è una vergogna chiudere la banca di Valpè, che io sono cliente da 30 anni qua, o 40 per dir meglio. Allora, che modo sono questi? Dal giorno d'indomani, che dobbiamo fare? Dobbiamo far venire la Sella o un'altra banca, la San Paola qua? È quello che non capisco, che il Comune dovrebbe anche fare una cosa che non vogliono, se ne va una ne prendono un'altra. Mi dispiace se chiudono la banca in paese. Era importante, importantissimo, specialmente per gli anziani, come c'è scritto lì, sul manifesto. Molto, molto. Io dico già, era anche per mia figlia che ha il conto qui, rincresce se chiudono. Io no, no, io come pensione no, ma. Mi dispiace Beh, sì, tantissimo ma se chiudono. rincresce che la chiudono, io dico già. Sono contraria perché gli anziani, appunto, che abitano vicino, possono andare di più, no? A prelevare i soldi e tutto. E poi spero che non, i nostri soldi, anche se io non ne ho tanti, però non vadano persi. Tutto lì. Niente, dico che è una delle poche cose che ci sono ancora a Valperga che funziona e che è un peccato che venga chiusa. Per le persone anziane è brutto perché come fanno? Devono sempre avere qualcuno disponibile per portarli, no? Però non so se questo può aiutare, non lo so. Come azienda, avendo il cinema, abbiamo un problema tecnico, un indifferente. Se non viene messo uno sportello automatico di cassa continua, dobbiamo rivolgerci o a Cournier o a Rivarolo. Tutte le volte dobbiamo fare un versamento, quindi e qualsiasi altra operazione dobbiamo farla a Rivarolo o Cournier, che è scomodissimo perché noi operiamo la sera o nei pomeriggi dei festivi e dei prefestivi. Abbiamo tentato di interpellare sulla questione anche il personale della banca, che tuttavia, non disponendo dell'autorizzazione necessaria, non ha rilasciato dichiarazione alcuna.